l'Ascoli su punizione di Budiaschi che buca la barriera e batte il portiere Pantanelli. Nella ripresa un velocissimo avvio e anche determinato dei marchigiani che al quarto passano in vantaggio con Perulli, tiro in aria dopo uno scambio sul palo in pratica del portiere Pantanelli sorpreso, e poi fanno 3-1 al settimo con